Cari ascoltatori di Brio Radio, benvenuti all'intermista con la M e non con la V. Io sono Mauro Fornaro e anche oggi rubo il posto al nostro direttore artistico Bruno Giraldo, che ovviamente saluto e ringrazio per questo spazio che mi concede. Oggi, cari ascoltatori, abbiamo una puntatona piena di persone e che persone, e partiamo subito col presentare e dare il benvenuto a Brio Radio ad Emanuele della Devil's Fork Records. Buongiorno, buonasera a tutti, in base all'orario in cui ascoltate la trasmissione. Buon pranzo, buon pomeriggio, buono spritz, grande. Emanuele, allora, questa bellissima vostra etichetta che poi tu magari me lo potrai confermare. E avete anche un cavallo di razza nella vostra etichetta che noi due conosciamo bene, lo confermi? Esatto. Esatto, e fatalità questo cavallo di razza che ci sta con lo sguardo mandando a quel paese tutti e due, perché stiamo tenendo uno spettacolo degno di un parlamento qualunque italico, ad esempio questo cavallo di razza Chris Horses, quindi cari ascoltatori anche la doppia battutona anche su Horses. Fatalità è qui presente, cosa dice Emanuele? Lo facciamo salutare anche lui? Beh, direi di sì. Sì, facciamolo parlare un pochino anche. Grazie per questa gentile opportunità, ben ritrovati visto che non è la prima volta. Chris è mio grandissimo amico e di conseguenza anche sfruttatore dei miei spazi radiofonici, giustamente, perché lo merita tutto. Però Emanuele, dopo abbiamo il cavallo, okay, qua come corre. E, ci parli un po' della tua etichetta, sì, e ovviamente chiaramente anche dell'ultimo lavoro, okay, di Chris, sì, che poi capolavoro, ragazzi, capolavoro. Beh, allora facciamo una piccola introduzione. L'etichetta è nata a gennaio di quest'anno. Diciamo, i fondatori sono io e Max Magro, che è The Beards, The Barbe. E, diciamo, è nata soprattutto per un'esigenza all'inizio nostra, perché noi abbiamo lavorato con etichette estere come gruppo, soprattutto negli Stati Uniti, in Australia, e il mercato si è spostato soprattutto sul digital, il tipo di produzioni, il tipo di promozioni che offrono le etichette al giorno d'oggi, anche straniere, è abbastanza esiguo, perché appunto servono grossi numeri di streaming, ci sono pochi investimenti, e noi arriviamo comunque da una produzione più che decennale, ormai quindicennale, e lavorando con etichette comunque investivano prima nel prodotto, nella pubblicazione, nella promozione, nella segna stampa. Tutto questo negli ultimi anni è venuto meno. Abbiamo avuto l'anno scorso una riunione con Jim, l'ho conosciuto ultimamente, ad esempio con Jim Diamond, che è produttore di White Stripes, che ha pubblicato il nostro ultimo disco qualche anno fa, e appunto abbiamo tirato un po' le somme per capire quali fossero un po' le prospettive. E io, lavorando nel campo marketing web, di strategie di marketing e vendita, su altro settore, ho detto è il caso forse che sfrutto le mie abilità lavorative anche nel campo musicale, quindi ho detto fondiamo questa etichetta, diamo supporto a gente, amici che fanno della buona musica, che hanno bisogno di un supporto su come muoversi un pochino, perché diciamo la situazione non è proprio rosea nel mercato musicale. Hai usato un termine estremamente elegante. Esatto. Io e Chris avremmo usato un termine molto diverso. Pensa, ma ovviamente è il tuo lavoro, chiaramente lo sai anche te, che TikTok paga soltanto i video, cioè monetizza soltanto i video che devono durare almeno 10 minuti. E la domanda mia è: chi guarda un video? Prima roba, e poi devi fare non so quante centinaia di migliaia di visualizzazioni, che è una maniera elegante per dirti non ti pago neanche sì, quello. Quindi TikTok, che è un social estremamente fruibile praticamente da tutti, anzi da tutti, perché è cinese, quindi anche in Cina lo possono usare con restrizioni assurde,
Pensa a te invece Sì. uno streaming di una canzone, no? Tipo Lazy Motherfucker, quanto dovrebbe fare per riuscire a tirar su 10 centesimi, È non stiamo corretto. dicendo decine di euro. Allora ti dico, anche Spotify negli ultimi mesi ha introdotto una nuova normativa che praticamente paga le royalty degli ascolti Sì. soltanto a chi ha un minimo di 1000 ascolti sul brano. È come È come YouTube. YouTube, sì. Il mercato adesso è abbastanza, diciamo, Spotify è la piattaforma di riferimento per quanto riguarda lo streaming, soprattutto in Europa. Negli Stati Uniti, diciamo, è ancora YouTube Music e YouTube normale che dettano comunque un po' legge su, però siamo lì come numeri. E la problematica grossa per un artista è appunto fare streaming. Capire come riuscire a totalizzare degli ascolti reali che siano poi anche, come dire, coadiuvati da un supporto poi di altro genere, che può essere merchandising. E la cosa che abbiamo cercato di fare anche con Chris è quella di convogliare, ad esempio, su Spotify, una serie di attività per portare degli ascoltatori reali. E integrare all'interno della pagina di Spotify, ad esempio, un e-commerce, quindi che è dell'etichetta dove si trovano tutti i gruppi. Diciamo, l'etichetta è pensata un po' come una cooperativa da un punto di vista che rispetto, non è a scopo di lucro, non è a scopo di guadagno, è a scopo di supporto proprio per i musicisti. A proposito di etichetta, vuoi dare tutte le info su come trovare l'etichetta nei Sì, social ai nostri beh. ascoltatori senza essere timido e... C'è un sito di riferimento che è devilsforkrecord.com, che è anche la pagina e-commerce dove c'è il merchandising di gruppi che adesso quest'anno abbiamo pubblicato. Naturalmente la pubblicazione è un po' limitata perché ci piace comunque seguire bene insomma, i processi e vedere un attimino come funziona il mercato per ogni singolo gruppo. E con Chris, com'è nato il progetto? Infatti, questa cosa qua, Chris, non avevamo ancora parlato, No, vero? esatto. Esatto, quindi no, non faccio finta di non sapere adesso, Chris. Adesso veramente non lo so. Non lo so per davvero e quasi non lo so nemmeno io. Quindi Emanuele è il tuo psichiatra, praticamente, Quasi. o psicologo, veramente. Non No, so nel se sia un senso. bene, non so se per quale dei due potrebbe essere, perché il tuo portafoglio è sicuro, ma poi non si sa, forse. Forse. No, è nato tutto in maniera piuttosto casuale alla fine, perché però alla fine il caso diciamo che non mi piace pensare che il caso esista, doveva succedere. E ci siamo conosciuti per vie. Scusa, Chica, sai, da uno che legge, Aristotele direbbe che la natura non fa nulla a caso. Grazie Mauro, Così, sai, sempre, così, sempre, sempre il numero uno. Potevo citare Onan e invece ho citato Aristotele. Al massimo ti posso citare Paperino. Vabbè. E niente, ho questo disco praticamente fermo da un paio di annetti che devo registrarlo. Finalmente sono riuscito a farlo nella comunità di casa con l'esperienza acquisita durante il Covid, che diciamo che oltre a tanto disagio ha portato anche qualche conoscenza in più, per fortuna. E ho registrato questo disco a casa con l'aiuto di un amico che ha un altro home studio che mi ha fatto il favore di aiutarmi con le takes e ha fatto mix e master. E dopo, una volta finito tutto, abbiamo detto: e mo cosa facciamo? Andando a cena con un altro nostro comune amico, lo nominiamo Thomas Tocco, che è venuto a sentirci mentre suonavamo in un altro posto, e mi fa: guarda che ho un amico che sta facendo un'etichetta, forse anche lo conosci. E da là c'è stato lo scambio di contatti, ci siamo trovati e ci siamo trovati molto bene a livello di idee, insomma, abbiamo trovato Sì, tante affinità e gusti niente, musicali anche gusti perché musicali, ma esatto. anche modo di pensare, di intendere la musica, di intendere l'arte, quindi ci siamo trovati subito d'accordo ed eccoci qua.
Signor giudice, signor giudice. Eccoci qua. Entriamo un po' nel merito dell'album. So, Chris di solito si cura la copertina, l'immagine di copertina. Idea molto da libro, libresca del lavoro. E questa volta come è andato il lavoro sul appunto scegliere, non so, l'ordine delle canzoni piuttosto che l'immagine, la copertina, appunto, il mille altre cose, tutte queste particolarità che magari l'ascoltatore ci vede un po', in realtà noi no, Chris, quando dobbiamo fare, certo, che sia l'album nel caso tuo, il libro nel caso mio, ci girano un po' le balle perché l'editore ha messo dietro i ringraziamenti e non dove volevamo noi. Dico bene, d'altronde se non fossimo egocentrici non faremmo questo, esatto, lavoro. Giustamente. E in realtà mi sono arrangiato a fare tutto io. Sì. Molto semplicemente. No, più che altro perché ho preso la decisione per questo disco di fare più cose possibili, ovviamente con i miei limiti, però appunto ho curato la tracklist, ho curato tutti i credits, ma anche l'artwork. Ho avuto qualche piccola intuizione che ogni tanto arriva, ogni tanto il criceto che ho in testa si sveglia, inizia a correre e qualche idea arriva, quindi è stato tutto molto, molto più semplice del previsto, devo dire, però... Sì, è un processo che dovrebbe essere analizzato di più in generale, nel senso che, ok, magari uno pubblica anche l'album solo in digitale, però credo che l'artwork sia fondamentale per completare la sfera emotiva del lavoro. Cioè, beh, diciamo che il design grafico comunque è sempre a livello di comunicazione, quindi anche se, ad esempio, prendiamo in esame le ultime modifiche anche di Spotify, che sta puntando molto ad esempio sui canvas, li ha introdotti su tutte quante le canzoni, e le loro linee guida stesso dicono: più il canvas, quindi il livello creativo, grafico, è accattivante, più c'è la possibilità di avere quel quid in più per poter arrivare magari a qualche ascoltatore distratto che... Vedi Chris, se tu fossi una giovane ventenne gnocca, esatto, che non sa cantare ma iper mega figa, okay, ogni riferimento alle 10 che adesso stanno portando avanti delle hit estive, ma se mezze vuoi... nude, che non sa, con dei testi scritti dai bambini del quarto elementare probabilmente, o dalle intelligenze artificiali, esattamente, non avresti bisogno di curarti tutti questi aspetti qua. Vergognati, invece... sei nato gnocca. Che figa, vergognati. Che sfiga. Beh, diciamo che io ti do qualche dato, potrebbe essere utile, certo, perché ad esempio più di qualche persona mi ha chiamato perché voleva un supporto al disco, anche a pagamento. Ma io non voglio fare cose a pagamento perché è anche un discorso logico da un punto di vista. Perché avere un professionista che lavora per te, se non hai già una... Perché adesso tutto si muove su, purtroppo, sui social. Assolutamente. Ok? Quindi se non hai già una base di follower elevata, intanto le etichette non investono su di te. Perché? Perché le etichette vogliono investire il meno possibile sulle nuove, praticamente, promesse, nuovi cantautori, nuovi... quindi hanno bisogno di un musicista, chiamiamolo, di un artista che ha già una base follower, in realtà che l'investimento che vanno a fare poi sui canali digitali, sulla comunicazione, è molto ridotto, ed è lì praticamente dove guadagna l'etichetta. È più difficile invece partire con un profilo basso, e tanti che mi chiedono: ma io senza fare etichette mi fai questo lavoro qua? Io dico: guarda, non ti conviene, perché anche se non fossi io a farlo, ma se fossi un professionista, il costo che tu hai per portarti, sì, sì, su il numero di follower, per portarti su gli ascolti, non sarà mai giustificato dall'introito che avrai dopo, perché per guadagnare qualche migliaio di euro devi veramente avere dei numeri assurdi, da capogiro, assurdi, di streaming. Per qualche migliaio di euro devi avere dei, sì, numeri, sì, assurdi. Assurdi, cioè proprio una roba ti posso dire che se facciamo la somma ad esempio degli ascolti, penso come nostro gruppo di varie canzoni arriveremo ai 150.000 ascolti, forse qualche centinaio di euro probabilmente di royalty ti arriva, insomma. Stiamo parlando di cifre, quindi deve veramente avere qualche milionata di ascolti streaming. E quindi la cosa più importante è far capire che ci stiamo concentrando, appunto, anche con Chris, è alzare il livello di ascoltatori che sono il target per quel genere, ma soprattutto portarli poi attraverso
delle campagne, degli ascolti, poi a prendere un prodotto fisico che è lì praticamente, adesso parliamo proprio a livello di mero denaro, però è lì che, diciamo, l'artista poi può un pochino ritirarsi su, diciamo, le ossa, perché magari sull'edizione fisica hai comunque un ritorno, insomma, che giustifica le spese. Sì, da scrittore posso dire la stessa identica cosa fra la vendita, ad esempio, di un ebook o la vendita cartacea del libro, dove per quanto poco prenda l'autore in sé, però il rapporto penso sia 1 a 10 probabilmente, a favore chiaramente del cartaceo. E invece purtroppo anche per quanto riguarda l'editoria ormai è cosa che, ad esempio, con Chris ne parlo spesso di questa cosa qua. Io non sono assolutamente bravo a, insomma, nonostante abbia un discreto seguito, non sono assolutamente bravo a gestirmi i miei follower, perché dovrei tutti i giorni scrivere e indignarmi oggi che sono morti 6 bambini in Africa, che nel senso non è che sia una cosa leggera, però onestamente non è il mio, cioè se no andavo a fare Gino Strada, che è stato uno dei più grandi italiani di tutti i tempi sicuramente, ma è stato Gino Strada, se no si chiamava Mauro Fornaro. Dovrei indignarmi del politico che è stato arrestato e dell'autostrada, cos'è, del ponte di Messina che non è ancora stato finito, eccetera eccetera, e poi ogni tanto metterti qualche frase gentile e via, che bravo, le casalinghe disperate che ti mettono mi piace, ma il problema è dopo la casalinga disperata va a comprare il prodotto di Emanuele piuttosto di quello di Chris o piuttosto di quello di Mauro, o è finito là? Perché avere 1500 cuoricini, giusto Chris, su una bella frase che metti è bellissimo, ma poi ti danno i cuoricini non ti danno da mangiare. Infatti non è quello, diciamo, la via è riuscire intanto a avere delle campagne internazionali, fare dei contenuti che siano inerenti al tuo prodotto, cioè la cosa migliore è sempre lo storytelling, cioè raccontare il processo di scrittura di un brano, cosa racconta, in modo tale che chi ascolta o legge si identifica. Chi non si identifica non è il tuo, diciamo, target specifico, quindi ormai purtroppo in Italia penso è un po' una mosca bianca il genere musicale che piace a me, esprime, nel senso che è una nicchia, però se viene, diciamo, riportiamo in grande scala questa cosa a livello internazionale, insomma, riesci comunque a tirarti su un seguito che poi dopo lì molto dipende anche dall'impatto che, se uno ha culo, se uno ha fortuna, se per qualche motivo diventa virale o viene in qualche modo preso da un'editrice americana per qualche puntata di qualche nuova serie televisiva, allora lì è... So già che serie starebbe bene il tuo ultimo lavoro, Chris. Potremmo stare o in Sud America, no? Escobar, queste zone qua, sì o no? O anche nel profondo Texas, potremmo stare. Il Texas è già... Già più... Coerente. Già un pochino più coerente col tuo ultimo lavoro, che vediamo fra un po', e adesso diamo un po' di spazio alla reclam, come diceva il buon Gianfranco Funari. Upside down is the word today. An upside down was I yesterday. I'm trying to figure out what's gone wrong. What's gone wrong? I tried to stand still, I tried to stay calm, I tried to think good thoughts, and I'll try to make them real. It's so hard. Some
it's hard. Sometimes it's hard. Waiting for the night to come. Drinking all your troubles away. See the light before it's too late. Go to sleep and then begin again. Nobody said it would be easy. Nobody said it would be fun. When you realize this is your life, you'll know it's real. So fucking real. Then you wait for the night to come. Drinking all your troubles away. See the light before too late. Go to sleep and then begin again. Amici di Brio Radio, bentornati a Intermista con la M e non con la V. Vi ricordo ovviamente di seguirci sui social, di iscrivervi a questo benedetto canale YouTube e ovviamente potete fare anche una donazione libera e volontaria tramite PayPal. Oggi abbiamo ospiti Emanuele della Devil's Force Records e Chris Orsis,
Puledro della scuderia, giusto, di Emanuele. Ormai teniamo il... Si sprecano un po'. Chris, allora, parliamo un po' di più del tuo lavoro, delle canzoni, appunto, come diceva Emanuele prima, magari... Come sono nate? Abbiamo capito che il Covid ti è servito anche a questo. Anche a quel, chiaro. Poi un bel po' di collaborazioni che ci sono nel lavoro. Esatto. Con, oltretutto, più di qualcuno lo conosco, anche degli artisti che ti hanno aiutato. Quindi prego, caro, il microfono è tutto per te. La ringrazio. Allora, è un disco che ho, come dicevo prima, fermo da un po' di tempo, nel senso che alcuni pezzi li ho scritti addirittura credo tra il 2016 e il 2017, per cui cioè, hanno un po' di anni alle spalle, ma non sono mai riuscito a trovare uno le persone giuste con cui registrarli e proprio il momento giusto, perché insomma non erano adatti ad altri lavori che ho fatto in precedenza. Adesso a quanto pare il momento è arrivato. Infatti già il disco si apre con una canzone in realtà non molto vecchia, anzi è tra le più recenti che ho scritto, però l'ho scritta proprio durante la pandemia, in un momento in cui si è riusciti a tornare un pochino a viaggiare, e in quel frangente ho preso il primo volo credo disponibile, sono andato ad Amsterdam per qualche giorno, giusto per... No, sono andato per vedere i musei, ovviamente. Volevi fare un weekend stupefacente, dai. Meraviglioso, infatti è stato veramente oltre le aspettative. e lì ho scritto Calm as a Storm. Dovevo effettivamente cambiare un po' aria, non perché stessi male a casa assolutamente, ma per altre cose ho dovuto prendere questa decisione. Mi ha fatto bene, mi ha fatto decisamente bene, quantomeno sono tornato a casa con una canzone, che non è mai una cosa negativa. E tra l'altro in quel pezzo abbiamo... Beh, presentiamo un attimo i musicisti. Vai. Io. Salve. Ciao. Dopodiché abbiamo la mia nuova backing band, che si chiama The Slow Smoke, con Gianluca Zanibellato, chitarra elettrica, banjo e backing vocals. Con lui già ho condiviso un bel po' di anni sulla strada con i nostri primi progetti musicali, tra l'altro studiavamo anche chitarra insieme anni e anni e anni or sono. Dopodiché Andrea Vanacore al basso, che ormai è il mio bassista per qualsiasi cosa io abbia in mente di fare, insomma è anche una persona piuttosto saggia e ne ho abbastanza bisogno. Le mie idee scellerate devono essere un attimino adeguate. E Dulcis in fondo, Federico Paternello, leggendario ormai batterista padovano che ha suonato veramente in tutto il mondo, in ambito blues e non solo. E ovviamente io sto cercando di imbastardirlo con altre proposte musicali diverse, ecco. E partendo dagli ospiti, su Calm as a Storm abbiamo Lorenza Bano, la mia grande amica Lorenza, con cui abbiamo suonato per anni con i Country Strong, alla fisarmonica però. Poi ha suonato anche il violino in un altro pezzo, ma ci arriviamo. Ah sì, e in tutti i pezzi c'è l'aiuto preziosissimo di Daniele Castagnino, che si è occupato del mix e del master. Senza di lui non suonerebbe così il disco. Secondo pezzo è stato scritto invece appunto anni fa, circa 2016 più o meno, ed è un inno alla pigrizia, infatti si chiama Lazy Motherfucker, e perché la pigrizia secondo me è la dote più bella che l'essere umano abbia. Grazie alla pigrizia potremmo evitarci un sacco di rompimenti di scatole, per non dire altro. E mi fermo qui, poi Mauro sa meglio di me quello che intendo. E qui come ospite abbiamo il buon Nick Riegele all'armonica, e sia qui anche su Calm as a Storm Gianni Ritt alle percussioni, che ci sarà anche su altri pezzi, e con Gianni condividevamo l'esperienza Chris Horses Band. Terzo pezzo, anche questo è un pezzo vecchiotto, che è nato in realtà per un progetto che non è mai partito, ed è un gran peccato perché potenzialmente poteva essere una gran figata, ma ahimè le persone prendono strade diverse, però il pezzo rimane e finalmente l'ho registrato, Magic Wine, pezzo che dedico sempre al mio pub di fiducia, dove sono letteralmente cresciuto e che frequento ancora da quando non bevevo alcolici. E all'altro quando di Sant'Alberto, Zero Branco. Grazie Oriano, grazie Mirella, sempre comunque. E Magic Wine appunto si avvale del meraviglioso violino di Lorenza, ha fatto una parte veramente da brividi. Mi ricordo quando stavamo registrando, eravamo appunto nel mio home studio,
tutti e tre con le cuffie, io e Gian davanti in regia, e dietro di noi Lorenza suonava. A una certa ci siamo guardati, eravamo entrambi con le lacrime, è stato bellissimo. E da questo brano in poi c'è il nostro altro ospite, che ce l'ho qui alla mia sinistra, il buon Ivory Roosevelt, che se lo sapevo prima mettevo quel nome nei credits, invece ho messo il nome Bisogna vero. nascondersi che pseudonimi E vuoi. invece io ti ho sgamato subito, Emanuele Marchiori al pianoforte. E dopo arriviamo a The Way Drink, anche questo pezzo scritto nello stesso periodo di Lazy, e beh, countryone alla Willie Nelson che a noi ci piace. Qui non mi pare ci siano altri ospiti oltre a Emanuele, se non sbaglio, ma potrei sbagliarmi, quindi nel dubbio. Chiediamo scusa agli Chiediamo eventuali scusa, ma ci ospiti. sarà scritto tutto per bene. Tranquillo. E alla fine il pezzo che chiude è un pezzo a cui tengo particolarmente, si chiama Waiting for the Night, e abbiamo appunto Gianni alle percussioni, ma in realtà ha fatto solo una cosa e ha cambiato il pezzo praticamente, ha fatto la conclusione con i chimes, bellissimo. Una parte di piano strepitosa di Emanuele, com'è che l'hai chiamato? Il killer riff? Killer Riff, Effettivamente. se vuoi ti spiego cos'è il Killer Killer Riff. Riff sa molto da squalo dell'Australia che mangia tutti i surfisti. No, il Killer Riff di solito lo chiamo così, è quando c'è un pezzo che gira molto bene, che uno ascolta, perché ho avuto la fortuna che Chris mi ha detto, oh, vai, collabora, volentieri fammi sentire i pezzi, ed era molto bello, ho detto, wow. E mentre ero lì che mi scervellavo Cosa cosa posso fare per farlo? mi è venuto in mente un riff, e sono quei riff che secondo me, non perché l'ho fatto io, però di solito in alcuni brani che portano il pezzo un pochino più, cioè se hai la fortuna di mettere dentro, di trovare quel riff, di dargli un'aggiunta di valore al pezzo, e ci sono dire di riff a volte, può essere anche di chitarra, però sono quelle piccole melodie che La famosa aiutano ciliegina sulla torta, sì, che è già buonissima. ma non lo dico perché l'ho fatto io, ma lo chiamo io così perché quando tipo ascolto un disco, ah, questo è un killer riff, perché c'è quell'ostinato un pochino che gli dà quel che in più. Ma in questo pezzo c'è la tua ciliegina sulla torta, ma c'è anche il lampone accanto alla ciliegina, che è stato il nostro caro amico da Fort Worth, Texas. Keegan McEnroe, che ha cantato la seconda strofa divinamente e ha cantato anche il ritornello. Keegan lo conosco da ormai 10 anni, è una persona fantastica, un cantautore strepitoso, andatevelo ad ascoltare. Tra l'altro è appena uscito anche il suo nuovo disco, che mi pare si chiami Dusty Passports and Empty Beds, veramente tanto bello. Tra l'altro in quel disco c'è anche una cover del grande Jump Ryan, quindi cioè, andate ad ascoltarlo. E ho dimenticato una cosa, però, se no mi ammazza, e farebbe bene. Alle backing vocals, in genere, in quasi tutti i pezzi, c'è cioè il buon Stefano Del Compare, con cui condividiamo un altro progetto che si chiama Coast Riders, io, Stefano e Andrea Vanacore, e occasionalmente alla batteria anche Luca Morao, grande Luca, con cui siamo appena tornati da Lubiana per un divertentissimo weekend di busking, a fare festa con i tedeschi ubriachi. E fermiamoci qua, altrimenti poi scopriamo gli altarini e Chris adora l'alcol. No, no, ma va, No, cosa dici? Chris, come ho fatto prima per Emanuele, ovviamente vale anche per te, fatti un po' di pubblicità sui social, eccetera, eccetera, perché te lo meriti e appunto dobbiamo sponsorizzare alla grandissima questo tuo ultimo lavoro. Per ora OnlyFans non è ancora attivo, quindi portate Esatto. pazienza, i piedini arriveranno più avanti, forse non saranno i miei, però spero di prendere i soldi. No, a parte gli scherzi, mi trovate su Instagram e Facebook cercando Chris Horses Live, YouTube, Spotify, praticamente tutte le piattaforme streaming, e Bandcamp, insomma un po' dappertutto. Poi se cercate www.chrisources.com ci saranno tutti i contatti e i link possibili e immaginabili. Grazie Chris. Un'ultima domanda a Emanuele. Ne parlammo in una vecchia intervista io e il Chris riguardo al hai finito di produrre, può essere un quadro, può essere una canzone, può essere un libro, eccetera, eccetera. Ti è mai capitato o ti capita spesso o
ti eri mai fatto questa domanda? Che ci sono dei lavori che a volte magari li metti da parte, cioè nel senso, che faccio il mio esempio, esce il libro, però siccome ci ho lavorato talmente tanto e ho perso talmente tante energie, sai quei lavori, quei parti difficili, poi noi da uomini possiamo dire, che quasi quasi, non dico che te ne dimentichi, però ok, vabbè, è uscito sto album mio, sto lavoro, e vabbè, dai, che abbia vita sua, mentre altre volte ci tieni un po' di più. È bruttissimo da dire, me ne rendo conto, cioè i miei libri probabilmente qualcuno mi sta mandando a quel paese, però onestamente a me qualche volta è capitata, anche con Chris è abbastanza d'accordo con me, no, vero Chris? Sì. Abbiamo fatto questo discorso un po' di tempo fa. Io penso, allora, noi stessi come band abbiamo un disco che è fermo dal 2018. che nel senso, era tutto c'è stato il Covid in mezzo che aveva bloccato tutto quanto, però è un disco importante con documentari e tutto quanto, e nel momento di hype totale che doveva prepararsi per l'uscita è arrivato il Covid, e anche lì quando c'è una macchina di marketing sotto che sta cercando di portarlo fuori e tutto si spegne, prenderlo in mano poi diventa veramente difficile, quindi devi lasciarlo sedimentare e capire qual è il periodo giusto per... Usammo lo stesso termine, sedimentare, ti ricordi? Abbiamo usato lo stesso termine. Ma anche gli artisti stessi a volte, no? Quando dipingono lasciano sedimentare un lavoro, cioè, per qualche giorno, settimana, un mese, anche per gli scrittori stessi, no? Le riprendono in mano per rileggere, vediamo se ho scritto una cavolata tempo fa, se mi riconosco, perché se, magari a volte esatto, un po' di magari lo fai lì per lì, ti piace, poi vai a suonare e dici no, sta roba qua a nome mio non uscirà mai. Poi ci sono dei lavori che uno fa che magari sono anche lavori vecchi, magari per un determinato motivo all'epoca ti piacevano, no? Poi i gusti cambiano, cambi il modo di vedere le cose, leggere. Cambi te. C'è una trasformazione interiore e non lo senti più tuo, perché tu non sei più quello lì di prima, no? E quindi dici vorrei metterci mano, non so se metterci mano. Vero. Chris, abbiamo concluso l'intervista, no? Con queste riflessioni filosofiche, siamo veramente, no? Vuoi mollare un rutto? Diderot, D'Alembert e Rousseau, direi. Grandissimi. Ringraziamo ancora il direttore artistico Bruno Giraldo per averci in realtà subaffittato la rubrica. Emanuele, grazie. Lunga vita alla musica. Esatto. Chris, con te ci vediamo ogni 2x3, ci sentiamo, quindi ogni tanto in maniera improponibile in radio, vero Chris? Ci sentiamo per la buonanotte. Esatto. Grazie ancora e un saluto da Brio Radio.